Ci risiamo, non ci perdiamo d'animo. Allora, nel frattempo Lori mi sta asciugando la base, voglio farvi notare una cosa. E questa differenza che c'è tra questo e questo dipende semplicemente dal lavaggio, che vi farò vedere tra pochissimi istanti. Qui è stata applicata una patina e non l'abbiamo lavata, la asciugheremo soltanto. Da questo lato invece è stata applicata una patina e abbiamo realizzato il lavaggio e poi l'abbiamo carteggiata. Quindi la differenza tra il lato destro con il lato sinistro è questo. Questo con questo ha la differenza di avere una coloritura diversa. Questa è la patina frassino e questa è la patina rovere. Su questo piano, e un attimino finché non torna il pannello perché lo stanno asciugando, su questo piano invece abbiamo applicato un'altra tipologia di vena legno. Abbiamo applicato un vena legno non fatto con l'applicazione del colore come sto facendo adesso, ma abbiamo fatto una venatura solo e semplicemente con la patina. Vi voglio far vedere una differenza. Allora, mentre qui non abbiamo spessore, ma abbiamo solo colore, qui invece, non so se riuscite a notarlo attraverso, diciamo, alla telecamera, al video, qui invece abbiamo uno spessore. Questo spessore è causato, sì, ditemi ragazze se si nota la differenza, ve lo metto qui lo spessore è causato dal venatore, è stato dato dal venatore, quindi noi attraverso il venatore abbiamo creato questo gradino. Qui invece, e ve lo faccio vedere di nuovo, non c'è il gradino, c'è soltanto il colore. Quindi abbiamo creato la venatura con il colore. Un attimino ancora finché asciuga, vi faccio vedere il lavoro che abbiamo realizzato questa settimana. Questa settimana è stata realizzata questa credenza. Questa è la parte inferiore con vintage celeste e no, scusate, vintage azzurro e vintage azzurro polvere. Guardate la parte superiore, che meraviglia! Non so se riuscite a vederla, ma è veramente, veramente stupenda. Abbiamo realizzato questa grande piattaia con l'apporto di questi due colori. La piattaia, questa è la parte superiore che va appoggiata su questa inferiore che vi avevo fatto vedere precedentemente, avrà questo piano scoperto e quindi abbiamo deciso che il piano centrale che collegherà la parte alta con la parte bassa, lo abbiamo creato così, decorato così. La base del piano l'abbiamo realizzata con Love, color avorio, perché la base del piano è sempre una base molto utilizzata e molto sfruttata e quindi vi consiglio sempre di usare Love. E una volta fatta la patinatura abbiamo passato la finitura. Invece, le parti di decorativo sui fondali, sulle parti delle ante, dopo aver fatto una mano di love dappertutto, abbiamo utilizzato un color vintage, quindi la prima mano love, e sugli sportelli siamo andati poi con due mani di vintage polvere ed è venuto bellissimo. Poi abbiamo patinato con una patina rovere e il gioco è stato fatto. Quindi mi raccomando, sotto la vintage chalk sempre il rovere. Vi faccio vedere anche il piano del tavolo, questo meraviglioso tavolo, guardate,
tutto color polvere, la parte del piede. Siamo andati poi a carteggiare leggermente sugli spigoli, mentre la parte del piano non l'abbiamo fatto con il vinalegno marcato, ma l'abbiamo soltanto disegnato perché la cliente voleva un effetto un po' più elegante, più delicato. Quindi il pannello è ritornato e mi rimetto al lavoro perché vi faccio vedere un attimo il lavoro. Allora, un attimo solo ragazzi, abbiate pazienza. Tienila un attimo, duegno, mettimelo qua dentro. Allora, il piano è stato preparato. Preparato il piano, scusate che mi rimetto la telecamera in posizione. Preparato il piano, che cosa succede? Che sul pannello si vedono le marcature che ho dato con il venatore. Allora, vediamo se le venature, eccole. Le sto guardando insieme a voi perché voglio vedere se si vedono. Allora, guardate le marcature. State vedendo le marcature? Mi dite ragazze se si vedono, per favore. Qua io ho applicato il colore in maniera molto carico e poi sono andata a tirare con il venatore. Si sono create queste venature benissimo. Il lavoro è fatto. Non c'è bisogno di fare niente di particolarmente complicato. Vi faccio vedere in un attimo come vado a completare il lavoro. È un istante. Guardate. Puoi andare, sai? Grazie. Poi ti richiamo, caro. Allora, vado a mettere il colore. Questa è patina. Patina rovere. Sapete che l'adoro, è la patina più scura in gamma perché la patina rovere è la patina assolutamente più scura in gamma. Non vi confondete perché la patina noce è un tono marrone leggermente più chiaro. Quindi se volete un marrone chiaro, optate per il noce. Se volete un marrone scuro, optate per la rovere. Adesso cominciate già a intravedere le venature, penso che le già vedete, io sono un po' accecata da questi fari, purtroppo spero che arrivi presto la primavera e di farvi le live con la luce del giorno, perché credetemi ragazze, lavorate con queste luci con questi fari accecanti negli occhi è veramente antipatico. Questa mezzo lato abbiamo realizzato. A parte scura, adesso cosa faccio? Intingo il pennello nell'acqua, ho un po' ancora di patina sul pennello, però che faccio? Intingendola nell'acqua, io la patina che ho sul pennello la sto semplicemente allungando. Se doveste realizzare un lavoro con la patina rovere, e con un marrone più chiaro ed in casa non avete la patina noce, ma avete solo la patina rovere, cosa dovete fare? Dovete semplicemente bagnare il pennello in acqua e allungare la patina. Eccola qua. Ho ottenuto con lo stesso colore di patina due tonalità completamente diverse. Lo vedete? Aspettate un attimo, l'effetto è bello, ma non è ancora finito. Aspettate un attimo e vi faccio vedere che cosa dovete fare. Qui non vado ad asciugare perché voglio un effetto scuro. Qui vado ad asciugare. Allora, straccetto in microfibra, prendo e tiro. Sempre movimenti verticali, mi raccomando. Mai, dovete sempre seguire
L'avena del legno, anche quando applicate il colore con il pennello o con il rullo, non dovete mai andare contro vena, ragazze. C'è gente che utilizza il metodo della tessitura e fa verticale, orizzontale, ma alla fine quello sarà il fondo che vi troverete, un fondo texture. Io vi consiglio invece di seguire sempre l'avena del legno. Sarà il legno a darvi l'indirizzo di come andare. In questo modo avrete un effetto molto molto più naturale. Allora, lo lavo ancora, perché io questo lato lo voglio molto molto chiaro e vi faccio vedere un attimino solo, voglio vedere se lo vedete. Sì, vedete ragazze, la patina è entrata all'interno dei canaletti, degli incavi, e è diventato un effetto legno originale. Vedete? Vedete l'effetto legno? Che cos'è questo legno? Questo è un pannello in cartone, ragazze. Io queste venature le ho realizzate con il venatore, con questo, con il venatore in gomma, con questo qui. Quindi assolutamente questa base la potete fare anche su un mobile, per esempio, potete realizzare questo lavoro su un mobile IKEA, su un impellicciato, su una formica. E se vi dico sul vetro vi scandalizzo, ma in realtà l'off paint va anche sul vetro, quindi due mani di fondo l'off paint sul vetro, lasciatele asciugare benissimo e poi terza mano corposa. Tirate con il velalegno, vi siete creata la base effetto legno e poi con la patina andate ad antichizzare. Aspettate, non ho finito. Vi faccio vedere il secondo pezzo. Il secondo pezzo faccio anche qui un lavaggio. Guardate. Però, se no, avete notato che cosa ho fatto io? Mi sono preso un attimino di tempo, quindi che cosa ho fatto? Ho aspettato un attimino che questa parte mi tirasse e quindi vado a lavare eliminando l'eccesso. Lavo eliminando l'eccesso. Guardate, ragazze. Meraviglioso, meraviglioso. Guardate ragazze, io non so se si vede in video, ma l'effetto che è venuto, guardate, meraviglioso. Allora, sul vetro è molto resistente l'OV, sul vetro non è assolutamente resistente la chalk, quindi la chalk sul vetro non la potete utilizzare. Meraviglioso! Più lavo e più scopro, più faccio venire fuori degli effetti. Io guardo la telecamera dal video così so dove butto le mani perché sto lavorando all'inverso. Eccolo qua. Ed ho ottenuto questo, praticamente un legno rustico, sembra un legno antico, ritrovato, veramente un effetto, direbbe la mia Giuliana, un effetto country farm, eh? Un effetto molto molto country, molto molto grezzo, guardate, le vene del legno. Bellissimo. Una volta che lo realizzate così e lo fate così bello, lo potete sperimentatelo, mi raccomando, sempre prima su una tavoletta e poi lo andate a fare su un mobile. Non andate mai ad applicare direttamente una tecnica nuova senza averla provata. Mi raccomando, fatelo sempre prima, fate sempre prima una prova su una tavoletta, su un fondale, su un vassoio, preparate sempre un campioncino. Poi sappiate, ragazze,
che le superfici grandi sono molto difficili da gestire. Quindi, se siete alle prime armi, vi prego, non cominciate dal piano di un tavolo, perché il piano di un tavolo è molto lungo, quindi dovete avere poi una stesura fatta bene. Cominciate da pezzi un po' più piccoli, tipo il piano di una console, fino al metro e mezzo, in modo da poter comunque da poter comunque farlo poi bene su una superficie grande. Allora, vi rispondo alle domande, Maria. Si può fare sul legno marino? E ragazze, lo potete fare dappertutto, anche sulla plastica, perché il legno ve lo siete creato con la spatola. L'effetto del legno è la spatola che lo ha creato, non è che è la base. Quindi questo vi fa capire che se decidete di fare anche su un muro un effetto legno, dovete soltanto applicare una grossa quantità di pittura in modo che quando utilizzate l'attrezzo vengano fuori queste, perché in realtà queste marcature che voi vedete è praticamente la pittura che è rimasta in spessore. E tirandola con il legno ha creato lo spessore, e su questo spessore è andato ad insediarsi la patina. Adesso cosa faccio? Ho aspettato qualche minuto che asciugasse, vado a carteggiare. Carteggiando cosa faccio? Creo ancora un'ulteriore anticatura. Guardate cosa sta succedendo qua, mi è venuto fuori il colore perché non era asciugato bene in profondità. Quindi mi raccomando, quando fate il venatore, non fate come me che l'ho fatto asciugare col phon e ci sono andata dopo 2 minuti. Mi raccomando, lasciatelo asciugare mezza giornata in modo tale che quando andate a passare poi dopo l'anticatura, la finitura, quando carteggiate, potete essere tranquille. Il colore di fondo si è asciugato molto bene, altrimenti che cosa succede? Che si apre la macchia. Questo praticamente è l'eccesso di colore che si trovava in questa venatura che si è aperto perché si era asciugato solo in superficie e quindi quando sono andata a carteggiare la vena si è spaccata, si è aperta ed ha macchiato. Quindi mi raccomando, fatelo sempre asciugare benissimo. E quali sono i prodotti da usare? Allora, Maria Antonietta, abbiamo usato semplicemente un venatore, una base di pittura, un venatore e una patina rovere. Quindi, mi raccomando, ragazze, riguardatevi le dirette, perché le pubblico, non appena finisco la diretta, la pubblico online sulla mia pagina, la Maison Nini. Quindi i colori che abbiamo utilizzato sul mobile invece sono l'avorio, come il color magnolia abbiamo usato come fondo su tutto il mobile. Sul piano abbiamo dato, oltre al fondo, altre 2 mani e poi siamo andati in anticatura con la patina. Invece sulle parti esterne dove abbiamo usato l'azzurro abbiamo messo una sola passata di Love, perché comunque la Love è fondo, e 2 mani di vintage Celeste Polvere, che lo trovate già in sito perché è già in gamma. Allora, 2 di Love. Poi una passata corposa e sbatto l'effetto legno. Sì, se dovete fare questa tecnica, 2 mani di Love, una passata corposa di Love, quindi 3, e poi l'effetto legno. Perché vi dico 2 di Love? Perché dovete creare comunque un fondo resistente. Perché se poniamo il caso, doveste lavorare così il piano di un tavolo, che cosa succede? Che il tavolo deve avere una base già bella forte, importante. Poi sulla base importante di 2 mani andate a fare la decorativa. Questo in realtà è un decorativo, è una tecnica decorativa. E quindi 2 mani di Love e una terza mano corposa tirata con la.
Ragazzi, vi ripeto perché mi rendo conto che comunque ci sono delle persone che sono alle prime armi e fanno fatica e hanno difficoltà poi a ricordarsi. Segnatevi tutto, grazie Laura, segnatevi tutto, in modo che possiate, sul vostro famoso taccuino, in modo che possiate avere, ricordarvi di tutto, tutto, tutto ciò che ho detto. La finitura assolutamente sì. Finitura forte quando si tratta di piani di madie, piani di tavolo, tutti piani ad alta usura. Invece, se state, per esempio, creando questo lavoro su un piano, decorativo, tipo una console o un mobile che sfruttate pochissimo, potete usare come finitura la cera neutra al mughetto, perché va benissimo, perché quella basta già quella a chiudere la base della patina. La Love Paint Luciana va anche benissimo sul ferro, anche sul vetro, sulla plastica, sul ferro, ovunque. Sul ferro, tipo lampadari, va benissimo. Se la usate però su un frigo oppure su una superficie liscia, tipo un frigorifero, un forno, oppure una parete ferrosa, una porta in alluminio, vi consiglio però di dare un fondo per il ferro, che è il nostro antiruggine, che fa anche da fondo ferroso. E quindi il fondo per il ferro è importantissimo quando lo utilizzate su superfici, su lastre, su superfici molto larghe. Allora, lui si disse perso un pezzo, non ci sono problemi, la pubblico sulla Mesonini e la potete rivedere. Allora, ragazze, io per questa sera avrei finito. Domani sera vi faccio vedere la seconda parte, cioè vi farò vedere due altre tecniche di effetto legno, sempre con l'utilizzo della spatola, ma una a colore, e quindi utilizzerò tre toni di colori Love Paint. Scrivetemi nei commenti e scrivetemi quale colore volete vedere realizzato. Scrivetemi azzurri, chi vuole l'azzurro, i verdi, chi vuole i toni dei verdi, i neutri, chi vuole sui toni del neutro, quindi tortora, beige, seppia, questi colori qui, o rosa, chi vuole vedere l'effetto dei toni dei rosa. Considerate che domani vi farò vedere la tecnica del levenatore con i colori. Va bene, ragazze? Poi, per quanto riguarda la giornata di domani, l'incontro di domani, farò vedere anche i metallici sul venalegno, perché se voleste dare un effetto molto di luminescenza, vi faccio vedere i metalli. E se abbiamo il tempo, ma solo se ce l'abbiamo, vi faccio vedere anche un effetto di patinatura sui mould, perché vi ricordate l'armadio della scorsa settimana? In realtà io l'ho completato e quindi voglio farvi vedere l'antiquatura sui fiori con i metallici. Non penso che riusciremo a fare tutto, perché come vedete il tempo corre velocissimo. Siamo già alle 19:20 e vi devo già quasi salutare. Continuatemi a scrivere per piacere il colore che volete. Utilizzerò il colore più richiesto. Mi raccomando, puntuali alle 18:30. Perché vi voglio in tante tante tante. Scusate, questa sera abbiamo avuto un problema, si è disconnessa la linea, cose che succedono. Qualora si dovesse la linea disconnettersi, voi ritornate sempre a collegarvi, perché se non arrivano le 19:30, anche solo per 10 minuti, io ritornerò, almeno soltanto per salutarvi. Quindi questo potrebbe succedere. Va bene, ragazze, questo è il bello della diretta. Purtroppo nei video registrati e nei corsi che registro come video corsi, queste cose non accadono. Per l'inizio di febbraio saranno in uscita dei video corsi. Qualora qualcuno fosse interessato ad acquistarli, avremo dei pacchetti promozionali molto interessanti. Allora, che dirvi altro? Devo fare una cosa importantissima, perché ho una mia cliente affezionatissima, eccola qua.
Ho avuto la richiesta del mio grembiule. Come sapete, sono in vendita sul mio sito e-commerce. Non li sto pubblicizzando perché per il momento non ne abbiamo, però se lo volete lo potete prenotare. Allora, la mia Renata ha ordinato un grembiule e voleva una firma in diretta live. E come possiamo non accontentare i nostri clienti? E quindi al volo glielo firmo. Eccolo qua, Renata. E questo partirà domani nel tuo pacco. Ecco qua Renata accontentata. Ragazze, vi saluto. È stato un grandissimo piacere avervi con me. Mi raccomando, non dimenticate quello che dovete fare. Vi chiedo solo una ed unica cosa. Vediamo se vi ricordate. Aspetto qualche minuto, intanto rispondo a qualche domanda. Non ti preoccupare, Emanuela, la pubblico e te la vedi in differita. Ve la vedete dopo cena, va bene? Allora, C'è una signora che ha comprato oggi un ordine 9:20 e voleva chiedere io che sono 20, ma devo carteggiare sì o no? Allora, l'offerente va carteggiata sui piani a forte usura, cucine, bagni, piani di tavolo e sedie, in maniera assoluta. Nel momento in cui fate un lavoro meno sfruttato e meno delicato, tipo console, specchiere, cornici, mobili che non utilizzate tanto e che non volete lavare con prodotti troppo aggressivi, potete solo pulire bene e non. Brave, 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 condividete, condividete, condividete. Non c'è bisogno di carteggiarlo quando lo utilizzate su mobili più delicati, quelli a non alta usura. Condividete, ragazze, possiamo continuare ad applicare questi contenuti solo se condividete. Ragazze, la live di venerdì è stato un successo straordinario e io vi abbraccio forte, vi ringrazio tutte perché è tutto merito vostro, grazie, è tutto merito vostro perché abbiamo avuto 140.000 visualizzazioni in una settimana e quindi ragazze, tutto questo è avvenuto solo ed esclusivamente grazie alle vostre condivisioni. Abbiamo avuto 90 condivisioni la scorsa settimana, quindi mi raccomando ragazze, è l'unico e grande regalo che mi potete fare. Va bene? Vi abbraccio forte e vi aspetto domani sera per una nuova e meravigliosa live. Un bacione, a ciao, a domani!